L'altra novità della settimana è un'altra. Ecco, sembrava tutto troppo bello. E la Madonna! Ma sono quelli che devono tagliare i capelli? Frequentano il centro di formazione professionale di acconciatura ed estetica di Lodi. Odo, tutti i capelli mi devono tagliare, dovete diventare tutti velati, tutti come quel bastardo del preside, tutti, signori collegiali, vi voglio tutti velati, tutti pezzi di merda. Madonna, guarda le tipe, vogliono già sotterrarsi. Con tutta la loro voglia di imparare, tirano fuori inesorabili i ferri del mestiere. Ma sembra che ci stia avvicinando la morte. Ma si devono tagliare due capelli del cazzo. Però vedi che già cominciamo male. Azzi, non ti si vede neanche gli occhi. Non vedi un cazzo con quei capelli di merda. Ma fateli tagliare. Godo, taglia tutto. Pelato, cazzo, pelato. Lo voglio pelato. Azzi, stai bene. Stai meglio di prima. Porca troia, questo gli hanno proprio tagliato tutto. Stai benissimo, sembro Biancaneve, ma che cazzo dici? Sta meglio di prima, ragazzi. Sta meglio di prima. Poi, vabbè che io poi sono gusti, a me le tipe con i capelli corti piacciono di più di quelle con i capelli lunghi, per dire. Quasi tutte, a parte rari casi. Però porca vacca, questa sta bene. Cioè, io non capisco tutte ste storie. Dio mio! Non li tagli, ma decidi tu, porca troia, decidi tu? No, e allora se non decidi tu, taglia sti capelli di merda. Io non ho mai tagliato i capelli, quindi non me li voglio far tagliare. E invece te li tagli! Ragazzi, ma quanto siete stati pagati per venire a fare i pagliacci qua? Bertucci, come si permette di dare un giudizio? Così la responsabilità di tagliare i capelli, sono dei quattro falliti. Ma quattro falliti? Ma che cazzo stai dicendo? Tu sei un fallito, brutto coglione, sei tu un fallito. Ma come cazzo ti permetti? Non sai neanche chi sono. Stanno facendo la parte apposta, perché devono dimostrarsi dei bastardi che devono tagliare i capelli di merda. Lo fanno apposta. Ma come fai? Come ti permetti a dare dei falliti a gente che neanche conosci? Brutto coglione, non posso neanche urlare perché c'è gente in casa. Mi fate bestemmiare ogni volta che aprite quella fogna di merda. Che cazzo dici, falliti? Come ti permetti? Brutto bastardo. Sei tu un fallito. Che vai al collegio per diventare famoso, sei tu un fallito, cazzo! Ma fallito chi? Ma cosa sa? Fallito chi? Brava signora sorvegliante, ma fallito chi? Tutto il monitor sbavato, porca troia. Abbiamo avuto un qui pro quo con l'operazione del taglio. Ovvio, ormai lo sa già. Che so, figlia della gallina bianca. Quante stronzate che devono sentire le mie orecchie ogni volta che vedo sta roba. Lei dà dei pagliacci, chissà perché, a dei seri ragazzi che, come voi studenti, vengono qua a fare tirocinio. Tra l'altro, vedendo come li ha tagliati il signor Puppio, sanno anche farlo. Dio buono, diglielo preside, diglielo. Poi, Cristo... Quando io ho i capelli corti, ho i capelli esattamente uguali a lui. Cristo, e cosa dovrei dire allora? Che sono un emerito coglione? Va bene, avrò dei capelli di merda. Me ne sbatto le palle. Ok, non sarò la persona più bella del mondo, ma un po' di autostima comunque ce l'ho. E sono una persona che non ha molta autostima di se stesso. Anzi, però porca vacca, fare tutte ste storie per due capelli... Cioè, mi sembra un qualcosa di veramente assurdo. E ancora le femmine posso dire, ok, ma i maschi che si vanno a lamentare col preside per due capelli del cazzo. Non lo concepisco, davvero. L'hai venuto il crampo? Allunghiamo. Ma che scena è? Lei in particolare, al prossimo giro, esce dal collegio, perché è pronto. Io sono pronto a mandarla via. Te lo dico, Flavio. Guarda, lui è quello che mi sta più sui coglioni, quindi preside, mandalo via, ti prego. Ma lei mi sta facendo la taranta. Venga che facciamo la taranta, venga, va. E facciamo la taranta, va.
dentro resti un guardo. Sono in mezzo a un milione di storie cercando una come te. Restare in canzone, c'ho il sangue da ragione. Non so le parole, porca la... Magari il collegio potrebbe aiutarmi riguardo il linguaggio, perché sennò proprio una scaricatrice di porto. Ma cosa cazzo? Due dita, guardi, prendiamo la misura del... Ai, lei si è messo in una brutta posizione. Adesso esattamente va dal preside, venga. E ci vengo, aiutami. Venga, fate spazio, che andiamo dal preside. Io vi pago il manicomio, se volete. A chi paga il manicomio? Ma cosa sta dicendo? Vi pago il manicomio! Oh! Stia zitto, lo va a dire a qualcun altro, signorina, eh? Si faccia tagliare i capelli. Perché se io... Ma le taglio a lei, va bene. Oh! Mi sei mai visto piangere? Ciuffo ce l'ho un anno e mezzo, ci ho messo tanto a farlo crescere, a fare e a curarlo. Il percorso qui è trovare coraggio. Ho messo tanto a curare il ciuffo e sti bastardi me lo tagliano. Perché? Perché è bianco? Perché sono un emerito coglione. Un suggerimento che le do. Guardi, abbassi i toni. Guardi, che abbassi i toni. Venga col preside, forza. Va, meno male. Oh! Oh! Ho tagliato così schifoso. Posso interrompere? Signorina? No, non voglio sentire, signor sorvegliante. Maleducato non è un'offesa a lei, è maleducato. Io non sono maleducato. Stia zitta. Per favore non mi urli però, ok? Non voglio lezioni da lei. Lei non è adatta a vivere nella comunità del collegio. È espulsa dal collegio. Grazie. Prego. One eternity later. Io non so che cazzo dire. La maleducazione non è tollerata al collegio e Giorgia l'ha scoperto sulla propria pelle. Dov'è? State... no, ragazzi, allora. Capiamo un attimo la situazione. Questa ha mandato a fanculo il sorvegliante e il preside giustamente l'ha cacciata fuori. E fin qua. Tralasciando la storia dei capelli, un casino per dei capelli di merda, questa è uscita dal collegio per un taglio di capelli che sa benissimo, sapete benissimo che al collegio ci si taglia i capelli, quindi cosa cazzo andate a fare al collegio se non ve li volete tagliare, brutti bambini? Ma a parte quello, è uscita, ma si è tagliata i capelli, quindi si è tagliata i capelli per niente. Si è tagliato i capelli per niente. Ma vai a cagare, ma vai a cagare, brutta rincoglionita. E che ti sta bene, così impari a chiuderti quella fogna di me. Ma non esiste. Ecco, dopo tutti i bambini subito a fare così con la collaborazione. Ma che cazzo fate? È rincoglionita. L'educazione sembra importante, rispondere bene. Cioè, ma ti rendi conto che io devo essere d'accordo con una secchiona? Porca troia. Oh, no! Ma non è che io me ne pento, eh. Ah, no? Non è che te ne penti, no? No, non è che te ne penti! Adesso vado di matto io! Vabbè, dai, non ce la faccio più! Ho visto un quarto d'ora di programma e vorrei già sotterrarmi! E basta! Gira tanto finisco i capelli, una tagliatina in più, una tagliatina in meno. Oh, qualcuno, ti rendi conto che devo dare ragione a un bambino? Già col telefono in mano stai, tossica. Proprio una forza della natura, una persona che proprio stimavo, gli avrei dato il mondo io a lei. Prego. Ma vi conoscete da una settimana? Madonna, tu sei... Ma dopo le tempeste torna sempre il sereno. Cheese sto cazzo. Signor Marone, stamattina, come si dice, ha sbiellato. Dio. Ci si abitua a tutto, ci si abitua, no? Io mi sono abituato alla pelata. Io mi sono abituato alla pelata. Ma preside, ma che cazzo dice anche lei?
Mi ha chiedato! Abbiamo un minuto, quindi che fanno i cani? Se non è sincero, se l'amore è vero, muori tanto. Abbiamo un minuto, quindi che fanno i cani? Ma che cazzo di domanda è? Mi hanno tagliato i capelli, sì. Oh fra, mi hanno tagliato i capelli, fra. Bro, bro, hai capito, bro? No cap, my Rex. Ti mangia bene. Cipolle, cipolle. Oh zia, è da 5 minuti che stai a parlare. Mettigli giù, e sti bastardi, poveretti, stanno aspettando da 3 ore. Io adesso, per una vostra responsabilità, devo andare dentro a interrompere la telefonata di Marrone, perché non siete riusciti a gestire mezz'ora di telefonate. Mi perdoni, ma devo interrompere la sua telefonata. Saluti. Ah, però... Ma non sta neanche, ma non ha neanche telefonato, ma poverino. Ci sarà un altro momento, va bene? Vabbè, sì, sì. Va bene. Ma poverino, dai, ma siete proprio dei bastardi. Non mi fa niente, dai, che ci ho rimesso io su. Ecco, in questo caso piangerei anch'io, ma vaffan, per colpa di sti bastardi non posso fare una chiamata, dopo che me la son pure guadagnata, e che cazzo? Ma siete proprio stronzi, ma cosa lo consolate a fare, siete bastardi? Dite, sono un bastardo, è colpa mia, prendimi a sassate in testa, Dio buono. No, poverino, no, dai, vedrai che ce la fai la prossima volta a telefonare. È colpa tua se non l'ha chiamato, coglione! Stamattina abbiamo fatto l'apprendimento verticale. Oh, ci giriamo tutti da questa parte. Esatto, giriamoci da questa parte. Per andare da questo lato. Ragazzi! Guglielmo, gira! Sto cercando di vincere la borsa di studio e non posso giocarmela per fare questa cavolata. Tu sei un secchione, lo sappiamo tutti, sei un secchione, fanno tutti una minchiata, l'avrei fatta anch'io. E dai, adesso, porca vacca, questi sono dei ritardati che fanno ste puttanate, falla anche tu, la stanno facendo tutti, no, io sono, devo vincere la borsa di studio perché sono un secchione. E dai, bro, e dai, su con la vita, su con la fine. In piedi? No, no. E giratevi subito. No. Deve venire lei davanti. Giratevi a noi. Giratevi subito. È lei la cafona che sta dietro, eh. Girate. E lei la cafona. Oh, ma che ama cazzo. Chi è questo che ha detto sta roba? Ah, non sbatte. Rico, no, no, è lui, è lui. Ma lei non sbatte il libro di fianco. Ma che modo è questo? Ricomponiamoci. Non vede? Ci vede? Ti faccio la cataratta se non ci vede. Bertuzzi. No, dai. Questo è un coglione, dai. Questo è un coglione. Fuori e a calci in culo fuori. Fuori e a calci in culo fuori. Fuori e a calci in culo fuori. Oh, ma chi ti credi di essere? Bambino ritardato. Bambino ritardato. Si accomoderà subito nell'ufficio del preside. Adesso e immediatamente se ne vada. Come? Lasci la lezione. Ma sta scherzando? No. Ma sta scherzando? Ma come si permette? Ma per... Vada, signor. Ma io mando lei dal preside. Lei. Oh! Oh! Basta! Basta! Mi accompagni lei? Ma ancora continua? Ma ancora continua? Che cosa ha detto? Io non so più che cazzo dire, cioè... Ma... Vabbè, non so più che dire, ragazzi. Non so più che dire, non commento neanche più. Cosa mi metto a guardare sto collegio di merda? Sono sempre più irrispettosi. Ma un po' di contegno, porca vacca. Un po' di contegno. Un po' di contegno. E di rispetto. Di rispetto. No, adesso questa il preside lo caccia. Scuola seria. Le no, non è vero. Che questa sia una scuola seria, signora Petolicchio, con tutto il rispetto... Ma per questa è proprio una minchiata. Cioè, questa è proprio una minchiata. Ah, io una cosa alla signora Petolicchio. Ma come cammini? No, scusate, allora, con tutto il rispetto, no, già prima lo volevo dire, mi sono trattenuto. Con tutto il rispetto per gli omosessuali, questo è gay. Perché non ci posso credere. Come cazzo cammini, bro? Come cazzo cammini, bro? Guarda, guarda come cammina, guarda, guardalo. Pagliaccia. Ma come si permette? Ancora! Certe cose potevo anche evitarmi. Ciao bro. Ciao bro. Ciao. Ciao, se il preside non ti caccia è un coglione. Quindi ciao. Ciao. Sempre qualcosa in bocca, ma mettiti uno sturo in bocca, Dio buono, così ti stai zitto almeno. È successo che io non sono stufo della signorina Petolicchio perché... La signorina Petolicchio. A me risultano parole irripetibili. Vorrei che vi avessi il coraggio di dirmela. Ah, l'ho malata fa... Ah.
Vabbè, ma cioè, mi scusi, stavo uscendo dalla porta. Le ho detto che se lei ne avesse fatto un'altra, cosa sarebbe successo? Mi avrebbe cacciato? Esattamente, signor Bertuzzi, lei è espulso dal collegio. Via! Ma che cazzo è lei? Lei è espulso dal collegio. Ma tenga sulla giacca. Ma questo è quello che come vale si permette? Giacca. Ma vada fuori. Lei è fuori, lei. Certo, Flavio è uno che non usa tanto. Ma tu sei un guarda, tu sei un coglione, tu sei un coglione, tu sei un coglione. In un centro di esplosioni. La donna immobile, qual piuma al vento, muta da cento e di pensiero, sempre una amabile, e c'adro viso, il pianto in riso, e men sognero, la donna